Signori, bentornati, ben ritrovati su Victoria 3 e la nostra cara e vecchia Italia. Oggi è un giorno nuovo, ma i problemi sono sempre i soliti. Però prima di infilarci nei problemi, devi rettificare una cazzata che ho detto l'ultima volta, perché quando fai le cose la prima volta ovviamente non è che ci becchi subito. Allora, alcuni di voi potrebbero aver notato che sto migliorando le relazioni con l'Egitto, perché ho scoperto... Poi, editando il video, riguardando quello che era uscito, che all'effettivo qua c'è compra della terra nel Sinai, e non l'avevo notato perché non era verde, ma ho detto, non sarà verde perché fino a ieri hai continuato a sputare sull'Egitto e quindi per quello, e in effetti sì, servono relazioni, e ci costerà un boato. Tecnicamente le opzioni sono sempre quello, fare guerra a uno stato con dove c'è meno interesse che la Tripolitania e prendersi il Treaty Port sperando che poi funzioni, oppure comprarlo direttamente e chiuderla lì senza tante menate, no? Alla fin fine. Quindi proviamo a comprarla, perché comunque sia, non so quante guerre riusciremo a fare ancora e voglio portare a casa qualcosa sicuro al 100%. Per esempio, pappettare la Tripolitania, so che se ce la facciamo è fatta ed è finita, così abbiamo la nostra bella scatola di sabbia che tutti vogliono, perché cioè, cosa te ne fai se no senza la scatola di sabbia. E in più questo ci fa risparmiare poco, pochissimo, però infamia su quel fronte qui. E rettificato uno. Poi abbiamo il problema che anche se io sono uscito dal mercato inglese, perché ti consumano tutto per quello e quell'altro, e io dicevo sì è vero, però c'hai la fortuna poi di non dover stare lì a preoccuparti dei materiali, delle materie prime, perché puoi lavorarle. Tanto anche se sono uscito, sti stronzi, come potete denotare, si fottono 2007, 5.000 euro dei 500 francesi bastardi, eccetera eccetera, si fottono i miei vestiti. Vestiti che io comunque sono in rosso di 5.000, quindi potete immaginarvi. E certo, farò traboccare l'economia italiana di vestiti fra poco, appena sarà possibile starci dietro. Continueremo a costruire, investiamo nel tessile, chiaramente. Però ho notato, visto che stavo guardando un pochino questo fastidio qua, che appunto, per l'appunto, chi mi compra le robe, adesso non l'ho notato qui ma l'ho notato qua, sono gli americani che mi stanno facendo diventare scemo per via di tutta questa cazzo di faccenda qua del Congo, della gomma, del Gabono, quello che è. Quindi perché non andare a un bel dito medio e embargare gli americani? Ma questo peggiorerà le tue relazioni? Ciucciatemi la borsa, americani. Andiamo a vedere se sono aumentati un pochino. Un po' meno vestiti, un po' meno in rosso siamo, Teste di cazzo. Vengono sempre a mangiarsi la mia roba, sti vigliacchi, mamma mia. Potessi mica fare l'embargo pure i francesi. È che non mi ricordo quant'altra roba, forse sto importando qualcosa dai francesi. Dagli americani non me ne frega niente. I francesi ci hanno tradito e ci hanno accoltellato le spalle. È vero, non mi sono appena accorto che il Nord German si è fregato. Oh merda. Oh fuck. Si è appena pappettato i vaccini, va bene. Però, almeno i francesi non mi hanno fatto alzare l'infamia di non so così tanto. E comunque io non ho voglia di avere tutti contro. Questo ovviamente farà incazzare, cioè palesemente andremo a pette con gli americani in qualche maniera. Secondo me salterà fuori. Però se vogliono venire a scassarci il cazzo deve essere una guerra difensiva. Così hanno loro il compito di dover venire da noi a morire. Però sì, mi ha seccato un pochino qualcosa gli affari, quello di fare l'embargo agli americani. Però godo, almeno non useranno più i nostri vestiti. Vabbè, a parte lo sproloquio. Obiettivo di oggi, prendersi la Tripolitania in barba a quello che succederà o non dovrà succedere, e nel mentre cercare di educare un pochino la nostra popolazione, anche se si sta bella tranquillizzando per tutto e tutto. Io voglio sistemare i beni della popolazione, farli stare bene. Tanto i soldi ormai siamo, qua c'è scritto più 3 e 5, ma in verità siamo a tasse basse. Se li alzo, quando è che andiamo su di 85k, quello che vuoi. Continuare a costruire, investire, non investire, educare, situare le situe. Possibilmente andrei anche a toccare le istituzioni. Voglio alzare tantissimo l'education, almeno a livello 3. Quindi ci serve più burocrazia, che adesso non abbiamo perché stiamo cercando di fare i grattacieli. Quindi riuscire a comprarci la terra per Suez, costruire dei grattacieli. Ci potrebbe essere un po' di tutto in questa puntata. Infatti adesso non voglio dilungarmi troppo, perché comunque voglio farcela stare qualcosina di tutta questa cosa qua. Forse il momento è giunto. Dopo mille peripezie, più che altro perché l'Inghilterra continua a fare guerra a tutti, mi sono ricordato che noi possiamo fare un'alleanza.
E gli fa, eh no, Bradley, la fai l'alleanza con noi, non vogliamo. Ma io mi ricordo della fettina di culo che ci avevi dato l'altra volta, che mi stavo quasi dimenticando di avercela. E quindi io premo confirm, alliance started. Vediamo se arriva l'avviso. Country subjugated, non so quale. Education, oh, l'educazione è a secondo livello. Che occasione in mente sta soggiogata dalla città. Dai, inglesi, non fate così, eh. Alla fin fine va tutto per il meglio. Cosa? No, mi spiace ragazzi, no, io sto aspettando l'Inghilterra, grazie comunque. D'altro vedo che anche voi, oh, eccoci qui amici miei, vedo che anche voi odiate gli americani a tal punto da fargli l'embargo, madonna mia. Mua. Perfetto, adesso puoi iniziare la nostra mutua cooperazione, alla fin fine noi gli inglesi abbiamo un mercato libero, abbiamo gli stessi nemici. E continuo a dire, avremo gli stessi nemici, perché ora si va per fare il puppet alla Tripolitania. Gli inglesi dovrebbero entrare con noi, Austria e Ottomani da quell'altra parte lì. Gli inglesi si sono chiamati istantaneamente fuori da questa cosa. Mi chiedo, ma è legale come roba? Cioè loro possono, dopo aver fatto l'alleanza, chiamarsi fuori, figli di puttana? Questo sviluppo non me lo aspettavo, sarò sincero ragazzi, pensavo di avere il culo coperto, e invece no, invece dovremmo andare a dare noi la fettina del culo probabilmente a quelli là. Vabbè, l'importante è che le cose stiano così e che nessun altro entri, possiamo gestire gli austriaci e gli ottomani da soli, i tripolitani, l'abbiamo fatto in passato, lo faremo ancora. Non ho molta fiducia. Uno di questi problemi tecnici che sto avendo ora mentre parlo di questa cosa qua a Vanvera è che probabilmente avrei dovuto fare l'alleanza con voi, vero tedeschi? Voi volete un'obbligazione, io ve la offro un'obbligazione. I tedeschi scenderanno ancora, si sacrificheranno ancora una volta per noi. Però penso sia arrivato il momento di muovere il culo veramente qua. Allora, dove spingiamo? Abbiamo 42 navi, quindi un'invasione la possiamo fare tranquillamente. Se non mi ricordo male, Colonna... ok, Colonna insiste, Colonna è un alcolizzato che sa quello che deve fare. Però a casa lo sa fare. Zunica lui è un cocainomane. Ma perché tutti gli italiani hanno... Tutti i nostri generali hanno qualche problema di questo tipo qua. Va bene, però anche lui tecnicamente... potrebbe fare il suo se messo in difesa, e deve difendere bene perché qua se no sono cazzi. Ho una mezza idea di promuoverlo, il che ci va a togliere un po' di divisioni da qua, ma non credo tantissimo, quindi promuoviamo Zunica. Ok, dovrebbe avere ancora un bel po' di battaglioni a tenere in difesa, lo mobilitiamo. Zunica deve difendere questo fronte qua. Poi Diaz, tu invece vieni mobilitato per andare a offendere a pugni in faccia i fottuti ottomani. Lo sai che è giusto, lo sai che è così che si fanno le cose. E poi dovremo aspettare, ma probabilmente Colonna lo chiamiamo, o non la Marmara, oddio, o Cadorna. Io ho un po', ma perché Cadorna? No, chiamo Colonna e lo mandiamo a Tripolitania a vedere quello che è. Adesso però c'è da situare qua la roba, vediamo un attimino cosa succede. Spero che il gioco non chiami dentro nient'altro, tipo che la Francia si faccia i cazzi suoi. Intanto stavo anche ben crollando gli egiziani per tutta la faccenda. Facciamo che questo qua per adesso la smettiamo di ben crollarli, il che ritorniamo in positivo. E siamo belli che a posto, i tedeschi dovrebbero essere arrivati sul confine e fare ovviamente lag, perché siamo anche nel 1906. Ok, il nostro è arrivato, lui dice, siamo un po' in difesa, tu fidati che hai 40 divisioni, ce la fai, amico mio. Hanno colato indietro? È stata la vittoria più scrausa di merda che io abbia mai visto, ma abbiamo la Tripolitania, puttana Eva signore, avete visto? Gli italiani hanno imposto il loro volere nel Mediterraneo e l'hanno portata a casa. Sapete che mi sa stra di sporco queste vittorie qua? Cioè mi sanno proprio di tipo, vi prometto la guerra e poi il gioco fa sì Bradley, vaffanculo, non la fai la guerra, proprio per a sfregio. Però la Tripolitania entra nel nostro mercato. Più o meno, la maggior parte, il deserto no. Però è così. Allora, basta, sono contento, cazzo. Cioè, volevo fare una guerra per la Tripolitania, ma visto che pure il gioco ci riconosce la paternità di quella regione. Cosa abbiamo guadagnato in verità? Cosa producono questi qua? Si può vedere.
Tripoli, vestiti, pesci. The True Scatola di Sabbia Experience, ragazzi. Pesci e cazzate. Però dai, hanno anche i chemical plants che mi servono pure, quindi quello che è. Buono, 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 eh? Avete visto? Ride bene chi ride ultimo. E adesso che cazzo faccio? Allora, una parte che avevo fatto ve l'ho promessa. Cioè, nel senso, sta riuscendo perfettamente. Sono spaventati all'idea dell'invasione di Cadorna. Della Tripolitania, ci compreremo un pezzo d'Egitto. Già vi sento. Ah, Bradley, la Dalmazia, la Corsica, qualche altra isoletta di merda da qualche parte. Tipo, non, se volete vedere, non è neanche l'isola, questa qua dello Ionio. Ioniche, io con l'Austria vorrei averci meno possibile a che fare ormai in Europa, perché il loro mercato viene buono. Cioè, io compro da loro la roba che non ho, e purtroppo non ne ho ancora per parecchio. Quindi. Non lo so, forse una guerra coloniale contro Tindor. Questi qua vengono protetti, sono in alleanza con qualcun altro, ma a me non frega niente, potremmo tentare di fare quello. Ce l'ha data l'infamia di aver fatto gli infami? Sì, cazzarola. Ce l'ha data parecchia di infamia. Niente, boys, devo per forza, allora guardate. Gioiamo della nostra vittoria. Torno a fare bankrolling sopra l'Egitto, in modo che così si arriva prima dove si deve arrivare, e continuiamo con i nostri buoni propositi. Abbiamo vinto, è stata una vittoria importante, soprattutto per il supporto che gli inglesi ci hanno dato, vero? Inglesi, grande alleanza, è stata veramente utile l'alleanza con voi. Io che speravo di trarvi anche lì, no? Cioè, tu fai l'alleanza, ma è un pezzo di carta, fa, noi non entriamo. Non è mica un patto difensivo questo, va solo fare una guerra, non erano in nessun'altra guerra. E io non mi chiamo fuori. Vabbè. Faccia di merda che sono. Puttana Eva, pure gli inglesi. No, quel gioco qua è rotto, devono fixare quelle cose qua. Adesso ancora, non so se è perché io sto giocando alla 1.0. No, alla 1.0.3, non all'ultima. Però feedback devono fixarla. Guarda, tanto che cazzo succede? Bene, bellissimo, gli spagnoli che hanno ancora nel periodo napoleonico contro i tizi in trincea. Sono sicuro che vi passerete una bella giornata con questi 10.000 feriti e 3.000 morti. Che porca troia, porca troia. Io non ho parole, io non voglio crederci, io non voglio crederci. Cioè, è assurda quella roba qua. Io adesso vengo tirato dentro una guerra di merda contro l'Austria perché gli inglesi hanno deciso di attaccare una regione del cazzo in mezzo all'Africa. Avete capito? E non posso chiamarmi fuori perché se volevo dovevo farlo prima. Ma porca di quella vacca. Ma porca di quella... Quanto cazzo mi dà fastidio e mi fa rosicare quella cosa qua. Voi non potete immaginarlo e capirlo. Ma perché devo essere sempre... Perché devo essere sempre il giocatore che lo prende nel... Zunica, vai a difendere, vai a drogarti sul fronte. Cioè, ma tu guardate. Niente, togliamo di nuovo il bankrolling adesso, perché bisogna vedere se quelli là... Te guarda, puttana Eva. Che fastidio, che cazzo di fastidio. Voi non potete comprendere il fastidio. Stramaledetto, io so chi. Ma da te è riuscito a tirarmi dentro in una guerra, è riuscito a tirarmi dentro. E l'Austria fa, beh, prima siamo andati a pugni, ma adesso sì, perché la Tripolitania è andata bene, ma ora cosa, figa? Li massacro, sti... Dio santissimo. Mi mangio le mani. Sì, iniziate a sbattere giù le fondamenta. A Venezia facciamo, a Verona! In Venezia, a Verona, vai così, il primo grattacielo, sbattete giù le situazioni. Verrà su qua da qualche parte. Vacca cane, che fastidio. Niente, signori, quindi alla fin fine, in una maniera o nell'altra, forse la vostra guerra oggi ce l'avrete. E sono riusciti anche a snicciarci dentro, gli austriaci del cazzo, sono riusciti anche a snicciarci dentro, il liberare Modena. Cioè, loro vogliono Modena. Te vardo che roba. Sapete che cosa? Fin tanto che gli inglesi, adesso qua, si sta spostando, 187 divisioni stanno venendo da noi. Sono sicuro che ci staremo tutti benissimo qua. Guardali quanti soldi per niente. Fatemi vedere. L'esercito mi supporta. Al massimo posso fare quello. Ho un più 3. Ho un più 3 dall'esercito, che non è niente alla fine dei conti.
Avessi almeno il più situa sarebbe meglio. Che fastidio. Alzate le spese dell'esercito, ma tanto non credo arriveremo comunque al punto di avere il supporto militare. Taneva per 2 punti, niente. Ci vediamo fra un po', quando si partirà con un'altra bella guerra iniziata dagli inglesi, dove io non guadagno niente e devo rispettare i patti, mentre loro fanno quello che vogliono. Niente, ok, nessuno cula indietro, la guerra sarà questa, Inghilterra, Italia contro Angola e Austria, dove io non guadagno niente, stranamente. Tra l'altro qua io non ho messo un cazzo di generale, non sapete che roba. No, non lo chiamo la marmora, perché poi se lo chiamo qua lui si infila ad attaccare contro gli austriaci là in alto. Adesso mi sono avvicinato troppo, vediamo un attimino come va l'iniziativa, come vanno le robe. Automatic machine gun was successfully completed. In effetti. Il generale Armando Diaz con l'uso di dedicate machine gun nella... Ma perché in Lunda? Vabbè, lui vedrà questa guerra come se fosse quella del Gran Bretagna Lunda, ha ricevuto grandi vantaggi sul campo di battaglia, lasciando interi platoons, battaglioni nemici morti, prima addirittura che potessero arrivare alle nostre linee. Come vedete ragazzi, siamo veramente fighi. Diaz prende Stalwart Defender, che gli dà un più 10 defense sul Prime. Nice. Oppure un più 20% defense. No, date. Però Diaz sta attaccando adesso. Io Diaz lo uso per attaccare. Però se non gli dà quello per 2 anni. Dai, diamogli il tratto a Diaz. Cioè, questa è l'iniziativa. Ah, no, scusate. Ok, hanno sia iniziativa. Ah, siamo tutti e due pensando di poterla vincere sta guerra qua, a quanto pare. Si va in attacco tutti e due. Non so là in Africa cosa sta succedendo, ma qua vanno avanti prima gli austriaci. Apriamo la battaglia. Come potete vedere, il nostro caro Diaz è alla difesa. E non lo so, prendo l'occasione a questo punto per spiegarvi un pochino quello che ho capito finora io. Ok, qua ci sono i battaglioni. Loro ne hanno 18, ne abbiamo 15, più o meno siamo pari. Abbiamo molta più difesa di loro, vedete, ovviamente stiamo vincendo. Ma se andiamo a vedere qui, nei dettagli della singola battaglia, dobbiamo anche andare a vedere un attimino adesso non vi sto a dire qua i numeri, ovviamente tutti hanno un bilanciamento qualcosa, ma se denotate la nostra armata l'armata austriaca, che è grigia, si sta deteriorando molto prima rispetto alla nostra. So qua c'è stato un cazzettino di miglioramento, ma come vedete loro stanno andando giù, quindi se io vado a vedere piano piano stanno perdendo. È più questo che c'è da vedere, a quanto pare è la quantità di uomini che possono combattere. Noi li manteniamo stabili nel tempo, loro invece hanno una diminuzione continua. Questo probabilmente è dovuto al morale, anche perché loro hanno più recovery di noi, a quanto pare. Hanno 59, mentre noi abbiamo solo un 34. Non so perché roba loro così alto, probabilmente. Perché loro hanno i campi, quelli giusti, non hanno... Loro hanno questi qua. Non hanno il first aid, hanno il field hospital. Però, con tutte le statistiche messe assieme finora, sembra che i nostri uomini siano superiori in linea generale. Forse anche perché stiamo difendendo e viene più comodo. Questo mi toglie un po' di sicurezza per quando dovremo attaccare, perché vuol dire che forse in attacco faremo fatica. Ci sono anche gli inglesi, che se Dio vuole entrano loro. A posto così. Noi adesso in Africa dovremmo stare a riportare delle vittorie, perché non mi sembra sia un fronte... poi così problematico in quel senso lì. Forse con l'Egitto adesso possiamo andare a parlare di, eccolo qua, di comprare quella terra, visto che siamo anche full di soldi. Premo il tasto. Succede qualcosa? È successo già qualcosa. Eccolo qua. Nilo. Ma te, guarda te. Ho altre decisioni adesso? Succede roba? O semplicemente... Forse devo incorporarlo. Perché non credo che si allargherà più di tanto così. Quindi 21 anni. Il gioco non dura 21 anni. Sì, li dura. Però, madonna mia, 21 anni sono veramente tanti. Tra l'altro che buffa quella zona qua, scusate. Depositi di turchesi. Che coglioni. Comunque, penso che abbiano perso. Si passa noi all'attacco. Se riesco a cliccare. Riusciamo a sfondare abbastanza bene con il nostro Diaz all'attacco. Anche qui... I defenders hanno meno 50, ma a loro non interessa. Hanno recovery però sto giro solo 34, mentre noi abbiamo 59.
possiamo vedere che i nostri uomini sono sicuramente messi meglio di loro, mentre i loro crollano. Ci sarà sicuramente qualcos'altro da scoprire in tutta questa faccenda qua, della battaglia, eccetera, eccetera. Poi verrà cambiata, e sti cazzi. Però per adesso si sta imparando. Comunque, già la prima botta vedo che l'Astra è là in alto al 45%, e noi siamo ancora al 93%, e abbiamo, mi sa, vinto una battaglia, prendendoci un cazzetto. Ricordatevi che se tenete le truppe della prima guerra mondiale, le avanzate saranno di non nulla, cioè letteralmente. Piuttosto, intanto le battaglie si fanno lo stesso, adesso gli inglesi vanno avanti, anche qui guardiamo un attimino i dettagli, l'umore, cioè la quantità di persone che possono combattere sono molto più alte, hanno un recovery di 74 contro un recovery di 34, quindi più la battaglia dura, più gli inglesi riusciranno a recuperare persone a scanso degli austriaci. Cos'è che volevo dirvi? Mi sono perso totalmente. Facciamo finta che non vi volevo dire niente e guardiamo ancora le battaglie, mi ricordo. Ah sì, le divisioni. Andiamo un po' indietro così non mi lagga. Ecco qua. Quella da trincea, ve lo dice anche qua, meno 25% di province catturate. Se passate lo squad infantry non avete più quel problema qua, anzi avete addirittura il bonus del meno 25% di province perse. Alla fine dei conti potete andare a ovviare un po' sta roba qua della trincea mettendo qualcosa sopra le bici, tipo queste qua, che vi dà il più 30%, quindi andate a sopperire. Però ci siamo capiti, è un po' comunque uno star male. Io sono contento invece delle mie machine gun che ci danno la giusta penetrazione. Al massimo sono arrivato ad avere gli infiltrators, però con l'Italia potremmo avere anche i flamethrower. Problema, non abbiamo il fucking olio. Quindi o lo importiamo oppure ci attacchiamo sto cazzo. Sì, va bene. 100% possibilità di passare, fatela passare. Cioè, questa legge non è passata col 90%. Fuck me. Ragazzi, ci do un attimo un taglione qua. Cosa cazzo? E perché a me questo dovrebbe interessare? Che è nella mezzona di interesse? Penso. Boh, stanno uscendo a perdere cose. Comunque, vabbè, in verità no. In verità tagliamo qua. La guerra imperversa ci hanno tirato dentro. Oh, li odio, ma cosa dovete fare? Questa LIA è sempre, a prescindere che siano francesi o meno, una testa di cazzo, signori. Se dovessi intitolare questa puntata in una maniera, direi che gli uomini sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Però non ci sta nel titolo, quindi mi metterò qualcosa di differente. Un saluto e alla prossima!